Buongiorno a tutti. In questa sessione di GDL Live, nei prossimi 20 minuti, andremo ad esplorare alcune funzionalità interessanti dell'HTML5. In particolare, andremo a vedere quelle feature che ci consentono di memorizzare informazioni all'interno del browser per rendere disponibili anche in caso di assenza di connessione di rete. Per fare questo, creiamo un'applicazione che si interfaccia con il calendario, il Google Calendar, attraverso le Google Calendar API, recupera le informazioni riguardanti un calendario a nostra scelta, tra quelle a cui siamo ovviamente autorizzati ad accedere, e memorizza queste informazioni sul browser dell'utente e le rende disponibili anche per un accesso in caso di assenza di connessione. Per fare questo, utilizzeremo due importanti API HTML5. La prima si chiama offline cache e la seconda si chiama local storage. L'offline cache è nella sua essenza molto semplice, ci consente di creare un file all'interno della nostra applicazione web che ovviamente il browser sa riconoscere, all'interno del quale possiamo elencare tutta una serie di asset che vogliamo che il browser scarichi e preservi nella cache del browser per gli accessi successivi. Per fare questo, quello che dobbiamo fare è andare a creare un attributo manifest all'interno del nostro file HTML e questo attributo manifest deve puntare ad un file all'interno del nostro dominio, con appunto questo elenco di asset che vogliamo il browser scarichi. Per convenzione si tende ad utilizzare un nome, ad esempio manifest.appcache. Ok. L'unico altro vincolo di questo file, oltre che l'attributo che lo lega poi alla nostra pagina HTML, è il fatto che il mindtype con cui questo file deve essere servito è un mindtype particolare, che è un mindtype che si chiama text cache manifest. E nella maggior parte dei web server, come ad esempio Apache, è necessario utilizzare ad esempio un'istruzione come questa per forzare tutti i file con estensione appcache ad essere serviti con questo particolare manifest. Ok, con questo particolare mimetype. Una volta fatto questo, possiamo procedere alla creazione del file, quindi new file, e andiamo a creare manifest. Cache. Okay. E all'interno del file manifest.cache possiamo andare a elencare tutti quelli che sono gli asset che vogliamo salvare, che vogliamo che il browser salvi all'interno della sua cache e renda disponibile durante le navigazioni successive. Per fare questo dobbiamo istanziare il file con un header che univoco si chiama cache manifest, è sempre lo stesso, e all'interno poi, dopo aver creato questa testata, andare a elencare tutti i file uno per riga, quelli che sono i file che vogliamo che il browser memorizzi. Il file che contiene l'attributo manifest è memorizzato automaticamente, per cui possiamo evitare di aggiungerlo all'elenco. In questo caso andiamo a chiedere la memorizzazione di Bootstrap, perché utilizzeremo Bootstrap poi per l'interfaccia della nostra applicazione e andiamo a chiedere la memorizzazione di application.css, che è un file CSS che utilizzeremo, dove ovviamente vorremo delle personalizzazioni ulteriori a quelle che ci offre Bootstrap. Ok, se andiamo ad accedere alla nostra applicazione appena creata utilizzando un browser, ad esempio Chrome, e manteniamo aperti quelli che sono il Chrome Tool, potremo vedere come si comporta in modo molto, molto esplicativo come si comporta l'application cache. Difatti, se aggiorniamo, notiamo come ci viene in console, abbiamo una serie di informazioni su quello che succede a livello di caching di questa pagina. Quindi l'applicazione viene creata, un'application cache a partire dal manifest che abbiamo appena creato, viene fatto partire l'evento di download per i tre file, che sono i due file nominati più index.html, in realtà anche lo stesso manifest viene cacheato, e viene poi completato appunto questa procedura di caching. Al successivo aggiornamento della pagina,
viene fatto un controllo remoto sul fatto che il file manifest non sia cambiato. Se il file manifest non è cambiato, non vengono ovviamente scaricati nuovi asset, perché gli asset sono già presenti all'interno della cache locale del browser, ma non solo, nonostante sia presente la connessione, vengono serviti gli asset locali. Ok, quindi in questo momento la nostra applicazione, che in questo momento si compone di una pagina vuota, sta comunque utilizzando questi due asset, nonché lo stesso index HTML, non dal server remoto, ma dall'archivio locale, la cache locale del browser. Bene, possiamo avere una vista in ogni momento sullo stato della nostra cache. All'interno dell'esempio di Chrome, digitando Chrome App Cache Internals. App Cache Internals ci dà una vista su quello che è lo stato della nostra cache locale. In questo caso ci dice che abbiamo una entry relativa al manifest che abbiamo appena creato, e questa entry, composta di quattro file, in cui in realtà uno è il file manifest stesso, due sono i file CSS e uno è l'index HTML. È stata creata in una particolare data che è oggi ed è stata aggiornata l'ultima volta oggi. Da qui possiamo rimuovere tutta la cache e quindi ovviamente forzare un reload al prossimo aggiornamento della pagina oppure lasciare le cose come stanno. Ovviamente durante tutto il periodo di sviluppo potremmo avere necessità, ma anche durante poi le fasi di aggiornamento dell'applicazione, potremmo avere necessità di forzare l'aggiornamento degli asset che i nostri utenti si sono scaricati sul loro portatile, sul loro browser, utilizzando appunto questo stratagemma. Per fare questo, possiamo modificare il file manifest, perché nel momento in cui il file manifest remoto viene modificato, al successivo accesso da parte dell'utente viene fatto praticamente una forzatura della cache e la cache viene ricaricata completamente. Per fare questo, quello che possiamo fare è introdurre un commento, che a livello di convenzione si utilizza di solito un commento tipo version. In questo caso, ovviamente, non stiamo aggiungendo nuovi file all'interno del manifest, stiamo semplicemente modificando il file, modificando, aggiungendo questo commento. Quindi al successivo accesso, ovviamente, il file manifest sarà modificato e possiamo notare come la nostra applicazione forzi il download il nuovo download di tutti gli asset. Quindi questo stratagemma ci consente di forzare l'aggiornamento della cache sui vari browser locali. Bene, ovviamente noi dobbiamo, per ottenere l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo della nostra applicazione, vogliamo creare una struttura che ci consenta di operare in modo diverso in caso sia presente o assente la connessione di rete, perché in caso di presenza di connessione di rete vogliamo poter accedere direttamente alle API del Google Calendar per scaricare il calendario. In caso di assenza di connessione, ovviamente non potremo accedere alle API del Google Calendar e dovremo quindi attingere ai calendari memorizzati precedentemente all'interno del browser. Quindi il primo obiettivo, a prescindere da tutto il comportamento successivo, è riuscire a discernere, quindi a costruire un file JavaScript capace di discernere tra la presenza e l'assenza di connessione diretta. Per fare questo, una tecnica interessante ci viene offerta dallo stesso file manifest, perché oltre alla sezione principale, che è quella che abbiamo visto adesso, che si chiama cache manifest e fondamentalmente elenca tutti i file che devono essere scaricati dal browser, esiste una seconda sezione che prende il nome di fallback, che fondamentalmente accetta coppie di pattern, o meglio un pattern e un suo replacement, e si comporta in questo modo: se la connessione è presente, recupera e viene effettuata una richiesta per uno dei file che corrispondono a uno dei pattern elencati sotto la sezione fallback, allora questo file viene prelevato dalla rete. Se la connessione non è presente, il fallback viene servito al suo posto. Per cui noi possiamo costruire una struttura di questo tipo dicendo che noi
Nel momento in cui viene effettuata una richiesta per un file di nome jsonline.js, noi in caso di presenza di rete andremo a servire quel file, in caso di assenza di rete serviremo il suo omologo offline.js. Possiamo effettuare una prova creando la cartella JS e andando a creare questi due file. Quindi offline. Online. Dopodiché, all'interno del nostro file index.html andremo a richiedere il file online. Okay. Ovviamente, qual è il comportamento atteso? Utilizziamo del console.log per stampare la situazione. Quindi andiamo a mettere un sono online all'interno di online.js e un sono offline all'interno di offline.js. Nel file index noi andiamo a richiamare il file online, ma abbiamo istruito il nostro manifest in modo che se l'online non è disponibile gli venga servito l'offline. A questo punto, come ultima nota, all'interno del nostro file manifest utilizziamo la terza sezione disponibile che si chiama network e andiamo a mettere un asterisco. Questo cosa significa? Che tutto ciò che non è listato all'interno delle sezioni precedenti è dato per scontato che debba essere recuperato forzatamente dalla rete. Ok, bene, con questa prima nostra configurazione svuotiamo la cache. Ok. E effettuiamo un primo controllo. Quindi in questo momento noi siamo connessi, il server che ho stato in questo momento sulla mia macchina è attivo, per cui JS Online può essere effettivamente ricevuto. Quindi in questo momento dovremmo avere in console un messaggio del tipo sono online. Ok, in questo caso abbiamo un messaggio del tipo sono online. Se ma in questo momento io vado ad aggiornare la pagina, continuo ad avere il messaggio sono online perché questo file può essere recuperato dal mio web server locale che in questo momento è in esecuzione. Quello che possiamo fare adesso è andare a interrompere l'esecuzione del nostro web server. Quindi in questo momento io ho interrotto l'esecuzione del web server e noteremo come in questo caso, ok, avremo una notifica da parte dell'application cache dicendoci che non riesce a controllare il file manifest remoto perché ovviamente non c'è più la connessione, ma correttamente verrà eseguito il file offline.js. Quindi in questo caso siamo arrivati in una abbiamo costruito una struttura applicativa che ci consente di discriminare tra la presenza e l'assenza di connettività nella nostra applicazione e di comportarci quindi in modo diverso. Benissimo. Il passo successivo consiste nel interfacciarsi con i servizi delle Google API. Per fare questo è necessario strutturare a livello applicativo un po' quella che è la nostra applicazione. La prima cosa che dobbiamo fare è costruire un sistema che ci consenta di richiedere librerie JavaScript diverse a seconda del fatto della presenza o dell'assenza di connettività. Quindi fondamentalmente dobbiamo fare in modo che siano i file online.js e offline.js a richiedere le librerie che servono per il loro compito. Questo perché? Perché alcune librerie, vedremo, sono rese disponibili dallo stesso Google e per cui non possiamo permetterci di richiedere queste librerie in caso di assenza di connettività. Per fare per ottenere questo comportamento utilizzeremo una libreria molto comoda chiamata require.js che fondamentalmente si occupa proprio di questo tipo di comportamento. Quindi
Require.js ci consente di non dover utilizzare il tag script all'interno della nostra pagina per effettuare il caricamento di librerie JavaScript, ma di utilizzare una sintassi diversa e di beneficiare quindi di un caricamento attraverso un'istruzione JavaScript che si chiama require e quindi di un caricamento, se volete, dinamico dei file JavaScript al load della pagina. Quindi, per prima cosa, dotiamoci di questa libreria che si chiama appunto require.js e in secondo luogo prepariamo un piccolo file di configurazione all'interno di un nostro file application.js che ci aiuterà nel configurare appunto questa libreria di require.js. Quindi creiamo application.js. E all'interno di application.js andiamo a segnalare a require quelli che sono i path da cui vogliamo che vengano recuperate le librerie che serviranno per la nostra applicazione. In questa primissima istanza, la prima libreria di cui di cui abbiamo necessità, la prima libreria di cui abbiamo necessità è sicuramente la libreria che ci viene offerta da Google per recuperare le informazioni dal calendario. Questa libreria si comporta in modo un po' particolare, nel senso che è una libreria che viene caricata remotamente e si attiva tramite callback. Quindi in una strutturazione classica di un'applicazione classica, quello che dovremmo fare è includere questa libreria e poi utilizzare una funzione di callback che verrà chiamata quando questa libreria viene caricata all'interno della nostra applicazione. Ovviamente non possiamo strutturare in questo modo perché non possiamo aggiungere librerie direttamente nel file index.html, ma fortunatamente require.js ci viene in aiuto in quanto require.js sa gestire, anche se attraverso un plugin che comunque è disponibile gratuitamente, sa gestire caricamento asincroni, caricamenti asincroni di file JavaScript. Per fare questo, tutto quello che dobbiamo fare è prima di tutto configurare require.js andando a caricare, quindi a specificare la libreria per il caricamento asincrono e successivamente andiamo a specificare una libreria che utilizzeremo a brevissimo, che che approfondiremo a brevissimo, una libreria che approfondiremo a brevissimo, sulla quale andremo appunto a effettuare il caricamento della libreria che ci viene fornita da Google per la gestione dell'interfacciamento con il Google Calendar. Quindi in questo momento ne abbiamo semplicemente associato a questi due keyword che sono async e gapi, due file di cui uno fra l'altro in questo momento non esiste. Il primo che contiene il plugin per require per la gestione del modulo asincrono e il secondo che contiene, che conterrà la procedura necessaria al loading delle librerie remote messe a disposizione da Google per l'interfacciamento con il calendario. Creiamo questo file. E definiamo all'interno di questo file un semplicissimo, viene detto modulo, che provvede alla chiamata
dell'API, della libreria per l'interfacciamento con l'API di Google, attraverso appunto la keyword async, che quindi lancia il plugin che abbiamo visto in precedenza, e una volta ottenute queste API non fa nient'altro che ritornarci queste API, quindi effettua un return di queste API alla nostra applicazione, che poi potrà appunto utilizzarle per andare a effettuare appunto tutti i task di autenticazione nei confronti di Google e recupero delle informazioni contenute nel calendario. Quindi questi step preparatori vengono poi finalizzati all'interno, ad esempio, del nostro file online, quando utilizzando la chiave, la funzione require, andiamo a richiamare il modulo che abbiamo appena definito. E al caricamento del modulo, possiamo procedere con il nostro comportamento applicativo. Diciamo, il comportamento interessante che siamo riusciti ad ottenere con questo stratagemma è che nel caso in cui ci troviamo in assenza di connessione, quindi viene caricato offline.js, non viene nemmeno fatto un tentativo di recupero della libreria remota per la gestione dell'interfacciamento con l'API. Il recupero della libreria remota viene effettuato solo all'interno di online.js, che, come abbiamo visto, viene chiamato soltanto in presenza di connettività. Quindi in questo caso noi siamo tutto sommato confidenti che la libreria per l'interfacciamento con l'API di Google verrà caricata, e all'interno di questa funzione noi avremo a disposizione questa libreria poi per proseguire all'interno del nostro esperimento. Quindi ora rimuoviamo la cache che abbiamo precedentemente memorizzato, effettuiamo un aggiornamento. Ovviamente ricordiamoci di far ripartire il server web che abbiamo fermato precedentemente per finalità dimostrativa. Siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati di utilizzare l'array come primo argomento della chiamata require, perché ovviamente i moduli potrebbero essere più di uno. E dopo questa piccola correzione notiamo come ora possiamo assistere al caricamento corretto del modulo. Ok, quindi se andiamo sul nostro tab network, notiamo come all'interno di questa nostra prima applicazione sono state fatte delle chiamate proprio verso le API, il dominio di Google, api.google.com, contenenti appunto la richiesta dell'accesso a questa libreria. Quindi ora abbiamo in questa prima fase del nostro esperimento correttamente diviso il comportamento tra presenza o assenza di connettività, e in presenza di connettività abbiamo caricato le librerie che ci consentiranno a breve di poter accedere alle nostre istanze del calendario sulle Google API. Ora, il prossimo passo consiste nel autenticare l'utente nei confronti di Google, perché ovviamente quello che vogliamo fare è accedere al suo calendario. Per fare questo dobbiamo fare sì che Google autentichi chieda all'utente di autenticare la nostra applicazione, quindi garantire l'accesso alla nostra applicazione nei confronti del suo calendario. Per fare questo
quello che ci viene richiesto è in primo luogo di ottenere delle API key, quindi delle chiavi API che ci serviranno appunto per effettuare questo tipo di interfacciamento con da un lato Google e dall'altro l'utente della nostra applicazione. Per fare questo, quello che dobbiamo fare è accedere alla Google API Console, che si può raggiungere utilizzando l'indirizzo code.google.com/api/console, e all'interno dell'API Console possiamo creare un nuovo progetto quindi possiamo creare un nuovo progetto che possiamo chiamare GDL Agenda e all'interno di questo progetto i primi passi sono quelli di chiedere l'accesso alle API. Quindi, prima cosa che possiamo fare è, prima di tutto, identificare nell'elenco delle API che ci offre Google quelle di nostro interesse, in questo caso parliamo delle calendar API, quindi le calendar API ci interessano, vogliamo accedere al calendario, per cui attiviamo per questo progetto l'accesso alle calendar API. E in seconda istanza, quello che dobbiamo fare è all'interno della tab API Access andare a creare un client ID per attivare quello che è il processo di autenticazione che si basa sul protocollo OAuth, che poi dovremo gestire in modo che il client sul quale gira la nostra applicazione insomma, ha la possibilità di autenticare l'applicazione stessa nei confronti di Google. Per fare questo ci viene chiesto un nome dell'applicazione, che in questo caso chiamiamo GDL Agenda. Non abbiamo un logo, non ci interessa in questo momento una home page. È una web application. Andiamo a utilizzare il More Option all'interno di questo wizard e nelle ready tool non mettiamo niente perché la nostra autorizzazione sarà direttamente sul client. Sulle origini andiamo a utilizzare in questo caso localhost perché è il dominio dal quale partirà la richiesta da quale viene servita l'applicazione che stiamo sviluppando. Ovviamente, quando questa applicazione andrà in produzione, dovremo aggiungere a questo dominio anche un dominio diverso, ovviamente. Ok, i prossimi passi che vedremo nelle prossime lezioni consisteranno nel recuperare questi due valori, che sono il client ID e l'API key, inserirli nella nostra applicazione e procedere con un'autenticazione, quindi il meccanismo di autenticazione nei confronti di Google. Una volta effettuata questa autenticazione e una volta che la nostra applicazione sarà stata autorizzata dall'utente ad accedere al calendario, potremo proseguire e recuperare le informazioni da questi. Per il momento è tutto, alla prossima!